Amen. Pace di Cristo, volevo condividere con voi un verso che si trova in Seconda Cronache, capitolo 7, dal versetto 14 al 16. E dice così: se il mio popolo, su quale ho invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io le esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo, poiché ora ho scelta e santificata questa casa, affinché il mio nome mi rimanga in perpetuo, e agli occhi miei e al mio cuore saranno quivi sempre. Amen. Il Signore chiede quattro cose da fare: umiliazione, preghiera, cercare il suo volto e tornare indietro dalle vie malvagie. E sul dizionario, cercando la parola umiliazione, possiamo trovare che spiega così: mortificare qualcuno offendendone e ledendone la personalità e la dignità, così da causare in lui uno stato, giustificato o ingiustificato, di grave disagio, di avvilimento e vergogna. Significa abbassare, inchinarsi in segno di rispetto, riconoscere la propria pochezza, i propri limiti, essere e dimostrarsi umili. Umiliare se stessi vuol dire sbarazzarsi del proprio vanto e dell'orgoglio, riconoscendo che ogni cosa che abbiamo viene da Dio, essere convinti del nostro bisogno di Dio e di andare verso di Lui, di togliere l'orgoglio fuori dalla nostra vita. Amen. La preghiera, nel dizionario, dice richiesta fatta a qualcuno con atteggiamento di umiltà e di sottomissione. Nel senso religioso dice che le parole pronunciate o pensate, di cui è costituito il testo che si recita nel pregare, per rivolgersi lodi alla divinità, o implorare l'aiuto, il perdono o l'intercessione. La preghiera deve essere una relazione intima e continua con il Signore. Bisogna ammettere che noi abbiamo sempre bisogno dell'aiuto di Dio. E qual è il modo migliore per comunicarglielo? Pregare. La preghiera deve essere vivente attraverso lo Spirito Santo. Pregare significa avere una comunione con il Signore. Cercare il suo volto. Molto spesso le persone cercano la mano di Dio, il che significa chiedere per ricevere. Se noi cerchiamo la sua faccia, noi troveremo la sua mano. Non dobbiamo cercare Dio per quello che Lui fa per noi o per quello che Lui ci dà, ma dobbiamo cercare Dio per quello che Lui è. Dobbiamo essere innamorati di Lui, della Sua parola, se vogliamo veramente cercare il Suo volto. E infine, tornare indietro dalle vie malvagie, lasciare il peccato, abbandonare ogni cosa che sappiamo va contro la legge del Signore, dimenticarci di noi stessi carnalmente e di lasciare lo Spirito guidare ogni cosa. Se noi mettiamo in pratica questi quattro punti, che possono sembrare banali a dirsi, ma sono veramente profondi, se veramente mettiamo in pratica questo, il Signore lo ha detto, tre cose ci darà. Ci ascolterà, perdonerà i nostri peccati e guarirà il nostro paese. Se noi veramente con il cuore rotto, se noi ci umiliamo veramente ai piedi del Signore, Lui ascolterà la nostra preghiera. Se siamo pentiti dei nostri errori, se veramente abbiamo creduto in Lui, Lui perdonerà i nostri peccati. E infine guarirà il nostro paese, sì, il posto in cui viviamo, la città, il paese, ma guarirà la nostra anima, il nostro spirito, ci purificherà. Ma facciamo attenzione in questo. Il Signore non sta parlando al mondo. Il Signore sta parlando al suo popolo, dice: se il mio popolo. Si riferisce a noi come chiesa. Se la mia chiesa veramente si umilia, prega, cerca il mio volto e torna indietro dalle sue vie malvagie, io l'esaudirò, io la libererò dal peccato. Amen. Veramente si sta riferendo a noi come chiesa.
non al mondo, sta parlando al popolo di Israele. Amen. Pace di Cristo, fratelli, oggi pomeriggio mentre andavo a fare la spesa ero in macchina da sola e avevo le lodi ad alto volume e c'era questa lode che conosciamo tutti che si riferisce a Seconda di Cronache, capitolo 7 del versetto 14, e vi invito una volta in più a rileggere tutto il capitolo 7. E fratelli, mi sono sentita veramente abbattuta, ho sentito un peso dentro di me e ero come se mi stessero schiacciando, e diventavo sempre piccola piccola, mi sentivo, e mentre meditavo ho sentito la parola vergogna. Il Signore questa notte non mi ha permesso di dormire e ho dovuto fare una ricerca su internet e vi garantisco che era il Signore che mi guidava e mi diceva: prendi questa parte, prendi quest'altra e quest'altra ancora. Mi diceva: scrivi ciò che senti. E veramente a volte noi facciamo tutto per scontato. Preghiamo, digiuniamo, perché sappiamo che dobbiamo farlo, perché sappiamo che è giusto farlo. Ma la domanda è: lo facciamo perché crediamo veramente in questo? O perché stiamo seguendo una religione? O perché qualcuno ce lo chiede di fare? Abbiamo veramente il peso nel nostro cuore? Abbiamo veramente la convinzione di quello che crediamo e facciamo? Lo chiedo io veramente. Io chiedo veramente perdono al Signore, sono sincera, a volte sbaglio nel fare le cose verso Lui, a volte do tutto per scontato, do per scontato che Lui è con me e quindi diventa come se fosse una routine, no? E veramente riflettiamo ogni tanto in questo, Lui è morto sulla croce per noi, Lui veramente si è sacrificato per il peccato. E noi dovremmo dargli tutto, offrire tutto di noi stessi, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo della nostra vita, ma con umiltà, essere puri davanti a Lui, avere il cuore in mano quando parliamo con Lui. E questo era quello che veramente sentivo di condividere con voi, e che possa essere di aiuto, che possa essere una benedizione per qualcuno che in questo momento magari ha bisogno di ricevere questa parola. Che Dio vi possa benedire, e una pace di Cristo, e veramente dichiariamo una vittoria nel nome del nostro Signore.